Ci siamo? Siccome diteci voi quando possiamo. Allora, accomodatevi per favore, se mi date la visibilità dei presenti, perché io parlerò per pochi secondi e poi cedo la parola al moderatore. Non è una giornata qualunque per molti di noi e credo per nessuno di noi, è una giornata speciale che diciamo porta a un primo importante passo, un cammino che è durato tantissimi anni, che è cominciato grazie ad una serie di legami umani, il cui vertice è sicuramente Don Luigi, ma che evidentemente si irradia adesso semplicemente allargando lo sguardo a tutti voi e senza ovviamente stare a riepilogare anni e anni di lavoro, possiamo dire che il caso pugliese, con riferimento alla strutturazione delle strategie di antimafia sociale, è un caso, io direi, positivo, del quale dobbiamo evidentemente fare tesoro. Quando le cose funzionano è evidente che la responsabilità aumenta ancora di più, perché abbiamo il compito di manutenere tutto questo, e il fatto che la Regione Puglia ha un testo unico in materia di antimafia sociale, poi diciamo al di là delle discussioni complesse con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per stabilire quali sono le competenze delle regioni e quali sono le competenze dello Stato su una materia che in realtà dal punto di vista epistemologico ancora non esiste, non è stato semplice, ma si è trovato comunque un punto di equilibrio e ci siamo. E naturalmente è una giornata particolare perché ognuno di noi nel cammino che abbiamo svolto ha delle mancanze, sente una mancanza, no? E io vorrei dirvi che stasera ovviamente sento una mancanza fortissima di Stefano Fumarulo, perché mi immagino come sarebbe stato felice Stefano, lo dico a Maria Luisa, di essere qui. Quando ci siamo incontrati la prima volta, lui è entrato nel mio ufficio della direzione di settore antimafia di Bari con una sua tesi di dottorato in lingua spagnola, se non mi ricordo male, la copertina era gialla, e non so, forse Don Luigi, che ha più a che fare con il principale, come lo chiamo io, potrebbe darci delle spiegazioni. Non so perché Stefano venne quel giorno in quell'ufficio e perché si cominciò a parlare di quello che poi diventò, anche grazie ad Angelo Panzini che è qui, che vi darà i dettagli su come pensiamo di far funzionare la fondazione che è prevista dalla legge, dal testo unico, e che peraltro porta il nome di Stefano. Come cominciamo a lavorare per l'ufficio per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata del Comune di Bari, come questa esperienza si è riversata nella Regione Puglia, come pensiamo, perché dobbiamo espanderci, il bene deve espandersi e organizzarsi secondo gli insegnamenti di Don Luigi, esattamente come tenta di fare il male, per semplificare, lo dobbiamo fare anche grazie agli strumenti che abbiamo a disposizione. La Regione Puglia sta investendo somme mai investite prima nella storia d'Italia per questo genere di attività, e naturalmente però la battaglia, come sempre, è sempre in bilico. Gli eventi di qualche giorno fa, ovviamente inutile dire, ci fanno sempre apprezzare le sconfitte, come che la morte di un ragazzo di 24 anni, Claudio La Sala, durante un evento ancora da chiarire all'interno di un locale pubblico, è una sconfitta, non c'è altro modo di chiamarla. Certo, non è la sconfitta di una guerra, è la sconfitta di una battaglia, ma dovere guardare negli occhi i suoi genitori, i suoi amici, la sua comunità e dare delle spiegazioni non è una cosa evidentemente semplice. Noi ci stiamo applicando con determinazione. Devo anche ringraziare, Don Luigi, tutte le istituzioni, quelle forti, tra virgolette, che stanno facendo un grandissimo sforzo di dialogo con le istituzioni, chiamiamole più deboli in termini di contrasto alla criminalità organizzata, perché evidentemente le istituzioni
preventive e tipicamente repressive, quelle che gestiscono il monopolio della forza legale dello Stato, stanno mostrando una generosità senza pari nel dialogo con chi deve inventare una strategia che non è ancora definita, che non è sempre la stessa, che è continuamente mutevole e che ci impegna da tantissimi anni, diciamo dai tempi in cui io e Don Luigi ci siamo conosciuti e ci siamo, tra virgolette, messi a lavorare più o meno a fianco. E voglio ringraziarti in modo particolare, Don Luigi, per essere qui, un po' perché tu hai conosciuto Stefano e per noi questa giornata è anche una giornata positiva in cui lo ricordiamo. Ci sono momenti in cui si ricorda la data in cui qualcuno scappa via e ce lo perdiamo dalle mani, ci sono delle volte che lo facciamo con una messa, ma ci sono anche delle volte che lo facciamo con delle cerimonie civili che sono altrettanto sacre e che accompagnano quelle religiose. Oggi per me e credo per molti di noi il ricordo di Stefano è cioè non possiamo tornare indietro, questa è la verità. Cioè, chiunque di noi dovesse fare un passo indietro c'ha la faccia di Stefano che lo guarda e gli dice: oh, ma dove vai? Dove stai andando? Fatti passare lo sconforto, fatti passare l'amarezza e andiamo avanti. E quindi questo volevo dirvi stasera nel ringraziarvi, perché io mi sento parte, grazie a voi, di una comunità formidabile che deve in qualche modo portare anche questa esperienza, grazie alla stessa tecnica, quella della rete, anche in altri luoghi dove ci chiederanno di portare questa esperienza. Immagino che Don Luigi è qui presente anche per darci ulteriore prova della sua capacità di collegarci a chi in questo momento forse sta pensando cose come le nostre o diverse e che potrebbe avere bisogno di incontrarci. Ringrazio in modo particolare la Conferenza Episcopale che è qui oggi presente al più alto livello, perché insomma veramente questa è una squadra formidabile, quella della Regione Puglia, il che non vuol dire, ripeto, che non dobbiamo alle volte registrare dolorosissime sconfitte, perché nella cosa nella quale ci stiamo misurando temo che la partita non finisca mai e che non potremo mai dire di averla vinta, dovremo semplicemente continuare a batterci come abbiamo fatto, seguendo l'esempio di chi fino ad oggi ci ha illuminato pienamente. Passo la parola a Giuliano Foschini, che ringrazio per aver accettato di moderare questa giornata, perché anche lui ha conosciuto Stefano e quindi era la persona giusta per svolgere questo ruolo. Grazie a tutti, veramente grazie di cuore per essere qui, siete tantissimi, non è assente nessuno, questo per me è veramente importantissimo, grazie. Grazie al Presidente, grazie a voi per essere qui, buonasera, io sono Giuliano Foschini. Sì, sono emozionato, vi chiedo scusa da ora, per me è complicato perché insomma io sono un amico di Stefano, noi siamo degli amici di Stefano. Don Luigi, ti chiedo scusa perché anch'io sono un po' arrabbiato, che avrei voluto parlare con Stefano, non di Stefano, di questa cosa, che però è una cosa bella, ha ragione il Presidente Emiliano, perché io ho provato a pensare quello che dovevo dire, non lo faccio mai, e mi sono venute in mente le parole della mamma di Giulio Regeni, che mi ha detto: sai, ho capito che ci sono delle differenze tra le persone quando se ne vanno e ci sono alcune che continuano a fare delle cose. E io penso che Stefano, la prova di questa sera sia che Stefano stia continuando a fare delle cose, e questa è una cosa molto importante, e ha ragione il Presidente quando dice vi direbbe non fermatevi, non vi potete fermare. Io ricordo insomma benissimo, sono passati 20 anni, eravamo dei ragazzini, quando un giorno sotto la sede di Repubblica è arrivato Stefano e mi ha parlato di questo progetto della lotta non repressiva al crimine, e io essendo un nome complesso già ho avuto qualche perplessità, poi mi ha spiegato che volevano prendere i bambini dalle famiglie criminali e li volevano portare a fare altro. E io ho pensato che erano matti, in realtà i matti erano due, uno era Stefano e uno era Angelo Panzini, ed è a lui che chiedo di parlare della fondazione. Grazie.
Grazie mille. Vado subito al dunque, ma prima di parlarvi della fondazione vorrei raccontarvi una storia di botanica. Stefano era molto attivo non solo negli uffici istituzionali in cui prendevamo servizio, ma anche tramite Libera in Italia e anche in Centro America, in particolar modo in Messico, dove ha coltivato e sviluppato importanti relazioni. Un giorno dai suoi viaggi tornò con un frutto, con una papaya, che volle regalare al figlio di un caro amico, che al tempo era anche un caro partner istituzionale, che è qui presente, che posso nominare, dottor Scelsi. Stefano regalò al figlio del dottor Scelsi questa papaya e Alessandro, il figlio di Pino, invece di mangiarsela e buttarsela, l'ha piantata. L'ha piantata in un vaso e oggi è un albero. Anzi, sono due alberi. Questa è un po', come dire, questa storia rappresenta un po' il funzionamento di quella che noi chiamiamo antimafia sociale, ma è una crescita lenta, silenziosa, ma che può diventare robusta e dare molti frutti. E come questa storia di botanica, anche questa storia di antimafia parte da lontano, l'ha ricordato il presidente quando ha accennato a quando ha voluto costituire nel comune di Bari l'ufficio dal nome molto complesso, Agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata del comune di Bari, e che ha voluto confermare quando ha preso la guida della regione, intuendo l'importanza di avere un ufficio, una struttura che pensasse e operasse politiche di antimafia, che poi è diventata la sezione sicurezza del cittadino e politiche per le migrazioni ed antimafia sociale. È stato un percorso lungo. La delibera che ha approvato e che ha fondato questa realtà che oggi vogliamo prendere in esame e presentarvi parte da un disegno di legge, che va legge, da atti programmatori. Quindi la regione si è dotata di una struttura, poi ha fatto programmazione su queste politiche ed ha dato vita a delle iniziative. Io mi sono permesso, senza tediarvi, di fare un po' i conti delle attività finora svolte e fra iniziative integralmente votate all'antimafia che hanno animato associazioni, comuni, enti no profit, ma anche come dire, province, scuole, iniziative che hanno voluto riprendere per riportare in vita beni confiscati, iniziative che hanno voluto rafforzare quelle realtà che nei territori già da sole provavano a combattere il fenomeno mafioso. Questa roba cuba più o meno 20 e rotti milioni di euro. E in più, quando l'ufficio di Stefano ha iniziato a lavorare nel 2015, ha intuito che c'era un settore dove le mafie prosperavano, anche generando vantaggio per interi settori imprenditoriali, che era lo sfruttamento dei migranti, sfruttamento sessuale, quello a fine agricolo e così via, dando vita a un'iniziativa straordinaria di, come dire, attacco nei confronti di queste aree grigie dell'economia e anche della vita delle nostre comunità, perché ormai le nostre comunità si erano abituate a vedere questi fenomeni, non ci badavano neanche più tanto, fino a che una nuova luce è stata posta su questi fenomeni. Oggi la Regione Puglia coordina due progetti accanto alle autorità ministeriali che cubano più di 50 milioni di euro, volte a riconoscere diritti, portare lavoro, integrazione, assistenza sanitaria, i doverosi bisogni primari di queste persone.
ha condotto un'azione non solo solitaria da Regione Puglia, ma ha fatto rete con quasi tutte le regioni del Mezzogiorno, per le quali svolge attività di coordinamento e che iniziano ad interessarsi a questo nuovo modello di attacco, mi viene da dire, a queste sacche di resistenza. In totale, tutto questo, per essere un po' rudi e brutali, sono un investimento che non so quante regioni possano vantare di aver messo in campo. Sono quasi 50 milioni di euro spesi sulla Puglia, più altri 40 che vengono gestiti in coordinamento con le altre regioni. E questo serve, come dire, a raccontarvi la crescita del seme, della piccola pianta, dell'arbusto, che oggi è diventata la fondazione. L'ultimo atto, l'ultimo in ordine di tempo, certamente non l'ultimo come obiettivo finale, è che oggi vi presentiamo, che ha essenzialmente tre grandi scopi. Il primo è conoscere e far conoscere, perché questi fenomeni, esattamente come tutti gli altri fenomeni della vita, dell'economia, della socialità, si devono conoscere, si devono studiare, si deve raccogliere la documentazione, bisogna spiegare alla gente cosa è accaduto nella loro terra e nelle terre vicine o anche lontane e che ha generato, come dire, abusi e mostri dal punto di vista sociale. Occorre che la regione, questo è uno dei compiti che l'amministrazione regionale ha voluto affidare alla fondazione, curi la raccolta di questa documentazione, la renda pubblica, la renda conoscibile. Dopo lo studio c'è l'azione, un'azione molto variegata che guarda gli enti locali, guarda gli enti no profit, guarda le altre istituzioni del comparto giustizia, del comparto sicurezza, ma di qualunque altro settore della pubblica amministrazione che possa dare anche solo un piccolo contributo a far crescere questa pianta. E poi d'impulso. Non basta conoscere, non basta studiare, non basta fare, bisogna anche far fare. L'obiettivo che la Fondazione si pone, ambizioso, è quello anche di fare un po' da guida, legando insieme le esperienze che altrove possono essersi realizzate, copiando, se c'è da copiare. Se qualcosa ha funzionato in un posto, può darsi che rimodellata, rivista e ristudiata possa funzionare anche da noi, e costruire la squadra istituzionale che porti avanti l'innovazione. Questo è la Fondazione Antimafia Sociale Stefano Fumarulo, questo vuole essere e questo sarà. I motivi per cui il grandissimo sforzo messo in campo dall'amministrazione regionale hanno anche condotto alla riflessione di dotare la stessa di uno strumento aggiuntivo rispetto ai ranghi della PA, è banale, molto semplice. La Fondazione è un soggetto agile, flessibile. Se non un soggetto privato, può muoversi, costruire relazioni, incontri, occasioni di scambio e di mutuo soccorso con l'intero novero degli enti pubblici e privati. Ha una capacità, come dire, anche un po' più leggera della PA, di essere presente nei territori, di poter dialogare con qualsiasi soggetto. Io adesso riporto alla memoria alcune delle esperienze fatte ormai un po' di anni fa in comune, e l'agenzia del comune riusciva a progettare con le scuole, ragionare con le prefetture, costruire iniziative con le associazioni, ma anche ascoltare gli imprenditori che venivano a raccontarci le cose, e noi guidavamo con il supporto della procura, del tribunale, delle forze dell'ordine, delle prefetture, con il loro supporto, con la loro guida, li abbiamo condotti alla denuncia, a sentirsi tutelati dal sistema e a dire no ai ricatti ai quali venivano sottoposti.
E poi c'è la vocazione alla concertazione. C'è un articolo lunghissimo dello statuto della fondazione che non ho voluto riportare perché non volevo, diciamo, che, insomma, tediarvi, ma che sostanzialmente dice: la fondazione non opera da sola, non si alza la mattina e decide cosa fare. La fondazione ha l'obbligo di concertare, di condividere, di istituire tavoli di lavoro, di mettere a disposizione le informazioni e le risorse di cui avrà disposizione. E questo mi sembra, come dire, un portafoglio interessante rispetto agli enti pubblici, rispetto anche al novero del comparto sicurezza, che o il comparto giustizia, che spesso nel dialogo con la PA, anche dove ci fossero stati strumenti normativi idonei ad aiutare, anche a supportare il lavoro degli uffici giudiziari o del comparto sicurezza, magari mancava lo strumento operativo. Ed è per questo che si è arrivati all'idea che la fondazione potesse essere lo strumento. Adesso ci mettiamo alla prova. Adesso ci siamo costituiti, adesso è il momento di fare. Adesso nei prossimi mesi abbiamo già in cantiere, diciamo, un giro di ascolto, di come dire, condivisione, che porterà possibilmente questo arbusto a crescere ancora più forte. Questa è la fondazione. A me è stato dato il ruolo di presidente indegnamente, ovviamente, però faremo quello che sempre abbiamo fatto e che ci ha fatto sempre andare a dormire molto sereni. Faremo il massimo di quello che sapremo fare, non arretreremo di un centimetro, e qualunque cosa, nel rispetto e nei limiti delle norme, che possa essere fatta sarà perseguita dalla fondazione, perché è una storia che viene da troppo lontano per essere messa da parte. È una storia che nasce nel 2004, ma anche prima, nasce nelle singole persone, nelle loro vocazioni, nei loro interessi, nelle loro passioni, e nasce in tutto quello che queste persone hanno costruito in termini di relazione, di impegno, di promesse, di anche di fallimenti. Anche il protocollo che noi firmiamo oggi è bellissimo ed appartiene già a un'intuizione che la stessa agenzia del comune ha avuto e che con gli strumenti del comune da sola ha fatto tanta fatica a portare avanti. Però è l'intuizione giusta. Se oggi la ritroviamo nel nostro cammino, vuol dire che l'intuizione c'era, non ne siamo stati forse, non eravamo forse forti abbastanza, o da soli non eravamo forti abbastanza per perseguirla, ma il cammino è tracciato. Ora bisogna mettere un passo dietro l'altro, e noi questi passi li faremo. Grazie mille. Ringrazio Angelo. Angelo ha usato spesso due espressioni, no? È una storia che viene da lontano, poi declinava spesso il verbo studiare, che era un verbo particolarmente caro a Stefano. E noi abbiamo un libro qui, In Memoriam degli Eroi, Il Trionfo della Vita, è un libro che viene da lontano, e io chiedo alla signora Maria Luisa Fantario Fumarulo, che l'ha curato, di venircene a parlare. Grazie. Allora, la Fondazione Antimafia Sociale, che Michele Migliano, e ringrazio sempre per il suo affetto, ha intitolato a Stefano, ha voluto iniziare il suo percorso onorando la memoria delle vittime mafiosi di mafia pugliesi. Questo volume non ha pretese di essere un libro esaustivo o di cronaca completa dei fatti che hanno portato nostri concittadini a perdere la vita per mano delle mafie. Ha come unico fine quello di stimolare ancora di più la ricerca e il ricordo di queste vite spezzate, affinché dalla memoria, come non si stanca mai di dire Don Ciotti,
noi tutti scegliamo insieme di coltivare l'impegno individuale e collettivo. Ringrazio tutti coloro che hanno accolto il nostro invito, spinti solo dal senso di legalità che ha accompagnato tutte le donne e gli uomini che oggi non sono fisicamente con noi. Thomas Jefferson ha detto: «Se c'è luce profonda nell'anima, ci sarà bellezza nella persona. Se c'è bellezza nella persona, ci sarà armonia in casa. Se c'è armonia in casa, ci sarà ordine nel paese. Se c'è ordine nel paese, ci sarà pace nel nostro mondo». Con queste parole vi saluto caramente e mi auguro che possano essere fonte di riflessione per tutti, come lo sono state per mio marito e per me. Questa frase di Jefferson fa parte di una bellissima lettera che ci aveva scritto Edgardo Buscaglia, che ora è in collegamento con noi dal Messico e ci ha accompagnato in questi dolorosi anni. Abbiamo scelto con Angelo questo colore verde perché sia un colore della speranza. Grazie a tutti. Ringrazio Maria Luisa, l'ha citato lei, il professor Buscaglia, che è tra i più importanti esperti internazionali di lotta al crimine, associate professor della Columbia University, ci dovrebbe sentire. Ci sente, professore? Sì. Le cedo volentieri la parola. Noi non la sentiamo. Non la sentiamo. Forse il microfono? Eccoci. Ascoltate il mio. Sì. Sì. Buongiorno. Mi scuso in anticipo per la mia capacità molto limitata di parlare italiano. Il mio italiano è genetico per mia famiglia, ma non accademico. Ma in onore di voi e in onore della bella cultura italiana cercherò di parlarti in italiano e spero che la mia pronuncia non sia dolorosa per le tue orecchie. Signora Maria Luisa Pantaleo Fumarulo, amico Angelo Panzini, coraggiosi e cari parenti della persona che onoriamo oggi, Presidente Michele Emiliano e la sua super squadra di governo, ammirato Don Luigi Ciotti, cari signori e signori presenti fisicamente e virtualmente a questo evento. E tre minuti saranno più che sufficienti da dedicare alle parole da parte mia, poiché ho già avuto l'onore di avere il privilegio di essere la persona che ha scritto la prefazione del libro che hai davanti e che puoi già leggere per sapere cosa penso e cosa provo e cosa sento nel mio cuore per l'anime della persona che onoriamo e per le persone presenti in questa occasione, gli avari. Ho scritto questa prefazione in onore a questa meravigliosa opera capitanata da Maria Luisa Pantaleo Fumarulo e Angelo, e ho scritto questa prefazione in onore del mio grande amico e collega, il dottore Stefano Fumarulo. Anche ho scritto questa prefazione in onore della coraggiosa tua lotta sociale contro la morte e la distruzione sociale che rappresenta il male della criminalità organizzata. Il sistema di prevenzione sociale della criminalità organizzata creato in Puglia e che funziona in Puglia grazie alla vostra coraggiosa leadership nella società e grazie alla leadership politica e operativa di Michele Emiliano
e della sua super squadra di governo, è oggi considerato nel mondo intero come un miracolo e un esempio mondiale che ha costato molta fatica, che ha costato anche molte vite preziose, ma che anche oggi salva innumerevoli vite presenti e future. Questo meccanismo sociale che onora e ricorda dei propri cari è un miracolo che salva vita presente e future. Questo processo sociale che conduci è unico sul pianeta. In quasi tutto il pianeta, anche qui a Sinaloa, Messico e America Centrale, i parenti delle vittime in isolamento cercano le loro centinaia di migliaia di parenti scomparsi e li cercano senza alcun aiuto da parte dello Stato. E molte volte funzionari statali qui in Sinaloa uccidono i parenti della vittima in modo che la persona, come voi, non continuino a cercare i loro scomparsi e non cerchino di chiarire i loro omicidi. La tua esperienza in Puglia è una bussola di speranza e di lotta per la migliaia di parenti della vittima con cui cerco di collaborare qui in Messico, Honduras, Siria, Nicaragua, Venezuela e Afghanistan. Tu sei la speranza e l'esempio del trionfo della vita sulla morte. Questi sono i motivi che giustificano la mia ammirazione e il mio tributo a voi. Per favore, continua a essere la luce che guida per milioni di vittime e loro famiglie. Questo grande libro, presentato a questo evento, riflette la bellezza dei vostri cari, l'energia della loro lotta e la speranza delle vite che vengono salvate oggi in Puglia, grazie agli sforzi delle vittime e ai vostri sforzi. Congratulazione alla società pugliese, congratulazione al governo della Puglia guidato da Michele Emiliano. Grazie a voi. Grazie. Grazie a lei, professore. Dicevamo prima che Stefano sta continuando a fare delle cose, in realtà poi le stanno portando avanti le persone che hanno sempre lavorato accanto a lui. Una delle cose, a Stefano piacevano particolarmente le cose concrete, no? A un certo punto cioè sì, ma dov'è la sostanza? Che poi c'è un rischio, no? Che quando si parla di mafia, quando tutto è mafia, nulla è mafia. E la stessa cosa vale per l'antimafia. Se tutto è antimafia rischia poi di non esserci più. L'antimafia esiste se produce delle azioni concrete, dei fatti concreti. E io sono particolarmente contento oggi di poter assistere, faccio il cronista, a una cosa concreta. E questa cosa concreta è la sottoscrizione di questo protocollo che si chiama Liberi di Scegliere. Mi hanno scritto gli obiettivi, che è fornire una rete di supporto nei contesti di criminalità organizzata nel territorio regionale ai minori e ai nuclei familiari destinatari dei provvedimenti giudiziari del Tribunale per i minorenni, con l'obiettivo di garantire concrete alternative di vita. Concrete alternative. Abbiamo il piacere qui di avere la maggior parte dei sottoscrittori del protocollo e chiedo di vorrei partire proprio col Ministero della Giustizia, cioè il responsabile del Centro Giustizia Minorile di Bari, il dottor Giuseppe Centomani. Chiedo di venire qui per la sottoscrizione. Due minuti, ci piacerebbe ci dicesse qualcosa. Grazie. Bene, io ringrazio di questa possibilità che ci viene data stasera e per noi è
è molto importante sottoscrivere questo protocollo perché riteniamo che la complessità dei fenomeni a cui stiamo facendo riferimento richiede non un intervento, ma diversi tipi di intervento. Una cosa è lavorare con i ragazzi che hanno commesso reati e che hanno bisogno di essere guidati verso un futuro diverso. Un'altra cosa è cercare di lavorare su questi ragazzi quando sono ancora all'interno delle famiglie, famiglie che sono maltrattanti perché offrono un esempio sbagliato a questi ragazzi, offrono l'esempio di una vita spesso piena di beni, piena di ricchezza, una ricchezza basata sulla malavita, sui comportamenti devianti delinquenziali e criminali dei genitori. Per noi è importante esserci, ci impegneremo nella misura in cui saremo capaci a sostenere queste azioni concrete di presa in carico e di orientamento dei ragazzi che saranno inseriti nelle comunità, che saranno presi in carico da equipe di educatori specializzati e per i quali speriamo si apra un futuro diverso da quello che quei genitori gli stanno disegnando per loro. Grazie. Grazie. Ci dovrebbe essere la firma. Se è corretto. Sì. Eccoci. La prima firma c'è. Non ci può evidentemente essere, non si può parlare di antimafia se non si parla di scuola. E quindi sono contento che ci sia qui oggi il direttore vicario dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, il dottor Mario Trifiletti, a cui chiedo di venire a sottoscrivere il protocollo e anche lui 2 minuti. Finalmente si scrive, ma abbiamo vissuto tutto il Covid. Buonasera. Buonasera. Anzi, non l'avevo mai visto, sempre in videoconferenza. Quindi la colpa è tua o sua della DAD? La mia. Ma anche non da. Lo so. Dottore, prego. Soltanto 2 parole per esprimere la soddisfazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per far parte di questa squadra e di poter collaborare con le istituzioni, le associazioni presenti sul territorio e quindi di continuare un po' in quella che è la missione principale, penso, da parte della scuola, cioè quello di riuscire a contribuire all'educazione dei ragazzi e di contribuire alla formazione verso valori che sono fondanti nella nostra società, come appunto quello della legalità. È un percorso che ovviamente la scuola non può portare avanti da sola, ma ha sempre bisogno della collaborazione degli altri soggetti. E questa è la politica che le singole scuole, che l'Ufficio Scolastico Regionale porta avanti da tempo. E quindi siamo particolarmente contenti di poter essere qui oggi e di far parte di questo protocollo. Grazie. Grazie. Nel protocollo evidentemente c'è la procura, c'è la magistratura, sono contento ci sia il dottor procuratore aggiunto, il dottor Alessio Coccioli, chiedo anche a lui di venire a firmare e di dirci. Buonasera. Buonasera. Dottore, sia. Quanto può servire un protocollo come questo? Serve tantissimo. Uno dei problemi fondamentali, ho fatto un po' di anni di DDA, uno dei grossi problemi è quello del consenso sociale alle mafie, cioè l'identificazione del mafioso come il soggetto che ti salva la vita, ti dà un'alternativa, il soggetto che non va mai denunciato perché ti dà il pane, ti dà il posto di lavoro, ti dà la salvezza. E invece di questi problemi bisogna parlare, bisogna dare un'alternativa a chi è o figlio, perché le colpe dei genitori non si devono riverberare mai sui figli, o è vittima di determinate condotte, di criminalità organizzata. La Procura della Repubblica si occupa di indagini, si occupa di fascicoli, si occupa di processi, di
però dietro i processi, dietro le storie di cui ci occupiamo ogni giorno ci sono delle persone, ci sono dei giovani, ci sono non solo dei numeri, e noi dobbiamo fare di tutto, ciascuno, anche noi come Procura della Repubblica, che siamo un organo che interviene nella fase repressiva, perché si recuperino in tutti i modi possibili questi giovani di cui che spesso emergono nelle nostre attività di indagine. Grazie a tutti per questa possibilità e grazie per il vostro grande, grande impegno. Grazie. Grazie, dottor Coccio. Tra i sottoscrittori c'è la Conferenza Episcopale Pugliese. Io sono contento che ci sia qui il Presidente, Sua Eccellenza Monsignor Donato Negro. Chiedo di venire a sottoscrivere il protocollo e volerci parlare. I vescovi e gli arcivescovi della Puglia sono veramente contenti di aderire a questo protocollo, che ha un obiettivo molto preciso, quello di sostenere i ragazzi minorenni che fanno delle esperienze particolari, e questo rientra nella funzione anche della comunità cristiana, in modo particolare della Caritas. E qui c'è il delegato regionale della Caritas, Monsignor Checchinato, vorrei che fosse accanto a me, che hanno tanti luoghi e tante fanno rete tra di loro nella Puglia, proprio per sostenere, incoraggiare, accompagnare i ragazzi a recuperare certi valori che a volte la società così complessa e anche certe situazioni fanno perdere di vista. Ecco, Checchinato, se vuole dire una parola sulla Caritas, quello, ma un minuto soltanto, poi prego. Poi chiudiamo. Approfitto volentieri di dire una parola, ma non sulla Caritas, ma una parola che mi piacerebbe facesse da sfondo e accompagnasse tutto il cammino di questa fondazione. Ed è una parola non mia, viene fuori da una sapienza lontana e vicina nello stesso momento, proviene dal Talmud babilonese, che dice: chi salva una vita salva il mondo intero. Allora vorrei davvero che questa esperienza, con cui volentieri ci colleghiamo e supportiamo con tutte le nostre forze e capacità, possa avere questa convinzione. Nessuna vita mai è inutile, nessuna vita mai è perduta definitivamente. Grazie. Sua Eccellenza di firmare il protocollo. Eccellenza, usi questo. Quella scrive matematica. Grazie. Tra i sottoscrittori del protocollo, ritengo importantissimo che ci sia, c'è anche il garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il dottor Piero Rossi, che le carceri sono sempre il grado di civiltà di un paese, quindi appunto questo è il problema. Sì, io impegno i miei due minuti proprio prendendo il là dall'introduzione, perché è evidente che quando parliamo di sottrazione della libertà, di espiazione della pena nel sistema penitenziario odierno, obiettivamente parliamo di un imbarazzante status di illegalità statalizzata, perché siamo assolutamente arretrati dal punto di vista di tutte le garanzie dei diritti fondamentali. Ma ciò non di meno non voglio trattare l'argomento come se fosse scotomizzato dal contesto generale, lo voglio invece inserire in armonia e per esempio evocare il concetto di situazioni di sofferenza moltiplicata, cresciuta in maniera esponenziale per quello che riguarda le condizioni minorili dell'infanzia, di bambini, di ragazzi, figli di persone detenute.
come è noto, ricadono su di loro molte responsabilità. Ovviamente non parliamo di quei contesti di mafiosità dove magari può risultare provvidenziale l'allontanamento, ma di quei contesti nei quali invece vale la pena di battersi per una riclassificazione, riqualificazione dell'esperienza genitoriale anche in costanza di esecuzione della pena. Ma poi, se dovessi allargare l'orizzonte, parlerei anche di tutti quei ragazzi che soltanto per un pelo sono considerati maggiorenni attraverso magari le indagini cosiddette dell'impianto osseo, e che sono trattenuti in un regime di detenzione non manifesta in attesa di essere reindirizzati nelle rispettive patrie. Ragazzi per i quali è prevista che il trattenimento sia codificato in maniera contenuta nel tempo, che invece si protrae, e che per i quali invoco da parte della prefettura la disponibilità a consentire di entrare e dare significanza persino a quel trattenimento, visto che di vera e propria detenzione si tratta. Io i restanti 20 secondi li dedico alla memoria di Stefano, che è stato per me un grande amico, un giovane collega con cui abbiamo avuto tanti percorsi, tanti tratti, diciamo, di formazione comune, e che mi manca moltissimo. Grazie. Piero Rossi, Don Luigi, tocca a te firmare. Angelo. Luigi, che pensi di questo protocollo? Vorrei partire dai familiari, a cui anche questo libro è stato dedicato, aprendo la Fondazione Antimafia Sociale Stefano Fumarolo. Vorrei partire dalle vostre fatiche, dalle vostre ferite, dalle vostre speranze, ma anche da quello che tu a un certo punto hai detto, guardando me e guardando il cielo. Perché, signor Presidente, perché la fede non esclude il lamento, e la fede non esclude neanche la contestazione di fronte a Dio, nella consapevolezza a volte di non avere capito. Penso che tutti abbiamo fatto nella nostra vita a volte fatica a capire delle cose che non siamo riusciti a capire. E la fede può essere anche tormento, può essere anche dubbio, ma anche il dubbio, io l'ho vissuto un poco, le mie fragilità nella mia vita conduce a Dio. Se trovate qualcuno che non ha dubbi, fatemelo sapere. Dubbi, interrogativi. E di fronte alla morte delle vostre persone care assassinate, di fronte alla morte così improvvisa di un amico, giovane per me, Stefano, con la quale aveva condiviso il lavoro con te, ma l'aveva condiviso anche con Libera, l'avevamo condiviso in Messico soprattutto. La sua capacità, la sua intelligenza, la sua passione, ma la sua grande generosità. Ma devo anche dire che anche il male, la sofferenza può risvegliare in noi energie positive. E lui è morto e noi dobbiamo essere più vivi. I vostri cari che sono stati spazzati via dalla violenza criminale mafiosa, e noi, loro sono morti. Siamo noi che dobbiamo essere più vivi. Io sono preoccupato a volte delle nostre agonie, di una società che a volte si trascina,
Credo che oggi ci voglia il coraggio di avere più coraggio da parte di tutti. Ecco allora che il mio primo pensiero va a questa fatica che si respira. L'80% dei familiari delle vittime innocenti della violenza criminale mafiosa in Italia non conosce la verità. Non la conosce. E se non c'è la verità, o se ne conosce solo una parte, non si riesce a costruire fino in fondo un percorso di giustizia. Gratitudine ai magistrati, alle forze di polizia, che io non mi stanco di riconoscere la generosità, l'impegno, ma se non c'è una rivolta delle coscienze dei cittadini, delle associazioni, dei movimenti, ecco, io credo che sia necessario oggi più che mai il linguaggio della corresponsabilità, quello che a noi piace chiamare l'alfabeto del noi, non il monologo dell'io, perché il noi è un elemento vitale per la società. E cambiamo solo se nelle nostre coscienze, nei nostri saperi, nelle nostre azioni avviene una sorta di rivoluzione. Chi sta facendo la rivoluzione in questo momento nel paese sono le donne, e arrivo al protocollo liberi di scegliere. In questo momento le donne sono ancora una volta le grandi protagoniste di un cambiamento. Parlando alle donne, parlo a volte delle mamme con i loro bambini, o parlo di ragazzi, come è stato ricordato, minorenni. Questa storia non è una storia di oggi, non è una storia degli ultimissimi anni, una storia che la si deve a un sacerdote che ho conosciuto 35 anni fa in terra di Calabria. Il suo nome è Don Nitolo Calabrò, il quale nascondeva nel suo appartamento dei bambini, delle faide, per proteggerli, e noi a Torino li accoglievamo. Sono 35 anni fa. Don Nitolo Calabrò è stato per me il più grande conoscitore dell''ndrangheta. Io un giorno gli ho chiesto: ma tu dove hai conosciuto? Tutti andavamo da lui a capire, a conoscere. I giornali stessi che in quegli anni di guerre di 'ndrangheta, di una violenza con decine di morti, e lui diceva che l'aveva conosciuto in confessionale, ascoltando le donne, quelle mamme che non sapevano più che cosa fare per i loro figli, per proteggerli, che erano legate dentro certi vincoli criminali mafiosi, alcuni anche che arrivano da lontano, codici. E Nitolo Calabrò cominciò questa esperienza che ha aperto, no? Coi bambini, ma anche col tacito consenso di donne che non potevano manifestarlo. Oggi invece molto è cambiato. Ecco, le mafie, voi ve lo insegnate, hanno confiscato la vita di tante persone. Sono loro che hanno confiscato la vita di tante persone. E oggi c'è uno straordinario, credetemi, uno straordinario fermento sotterraneo, cioè non c'è solo la volontà di cambiare campo, c'è soprattutto il bisogno di ritrovare ciò che le mafie hanno rubato loro, la libertà, la vita e la dignità. E in questi ultimi anni c'è una rivoluzione di donne. Noi abbiamo capito questo, l'abbiamo capito, col sacrificio di una donna di nome Lea Garofalo, che avevamo cercato di aiutare, che è stata poi uccisa dal marito, e quel giorno del suo funerale con una bara leggerissima, leggerissima, perché grazie alla collaborazione di uno delle persone protagoniste che incontrammo in carcere, che poi trovò la forza di parlare, si è trovato le ossa, le avevano bruciate, no? E quel giorno di quel funerale a Milano di Lea Garofalo, che per amore viscerale verso sua figlia si era anche immolata in tutto questo, di Denise, quella bara così leggera posata sulle spalle, abbiamo poi scoperto che su quella piazza c'erano altre donne che ci hanno raccontato, che erano venute a vedere
perché si cominciava a trovare dei punti di riferimento, anche se quello era terminato in quel modo, e così nascerà lentamente quel progetto Liberi di Scegliere, che riguarda i ragazzi, che è stato potenziato adesso da alcune procure per i minorenni, cominciato da quella di Reggio Calabria con De Bella. E noi poi abbiamo costruito una rete che si allarga per raccogliere questi ragazzi, ma soprattutto ci sono donne che dicono basta. Donne che scappano con i loro figli, che decidono di rompere per sempre con quella vita. Molte di loro non hanno nulla da offrire allo Stato, non hanno nulla da offrire allo Stato. Sanno solo che i loro mariti, padri, figli sono di quella risma, ecco. Non hanno nulla, non vogliono nulla. La maggior parte non vuole nulla. Chiedono una cosa per la quale noi stiamo lottando, il cambiamento anagrafico. Per poter andare a lavorare e iscrivere i loro figli a scuola senza dovere. Perché li cercano, alcune di queste donne, ve lo sapete, le hanno poi beccate, le hanno fatte a pezzi e ammazzate. E in questo momento questa rete che si è costruita, e i primi che ci hanno dato una mano a sostenere questa rete, è stata la Conferenza Episcopale Italiana, che ha detto: io sono disposta, dentro un progetto, a mettere dell'8 per mille i soldi che vengono raccolti per dare una mano. È stata la prima realtà con cui abbiamo costruito. Poi tutti si sono fatti avanti, ministeri, tutti quanti, nessuno ci ha messo una lira, tutti l'hanno promessi, non li abbiamo ancora visti. Ma non è questione di soldi, è questione che bisogna trovare alcune modifiche che permettono quello che viene chiesto, molto semplicemente, parlo di questi tipi di situazioni, capite? Oggi vi devo dire che in alcuni contesti è un numero che cresce, ci sono delle bellissime esperienze, si lavora molto bene insieme, perché è in noi che diventa importante, quindi le procure, quindi alcuni servizi, ecco, è insieme. E questo sta dando forza e coraggio a un sacco di altre donne. Questo mi sembra importante sottolinearlo, perché c'è una storia, c'è una vita. E questo è quello che manda in bestia le organizzazioni criminali, perché supponendo li porti via. E di 2 giorni fa un blitz che abbiamo fatto, una mamma con 2 bambini in condizioni drammatiche. Che dice basta, vogliono questa loro dignità e questa loro libertà, ecco, hanno veramente paura, perché quelli non perdonano. E chi è dentro, dà ordini fuori perché le vadano a cercare, ma il riscatto della dignità, ce l'hanno insegnato loro, è più forte del timore delle ritorsioni. Allora ci troviamo oggi, anni fa era impensabile con questa dimensione, che si sta allargando, cresce, perché vedono una luce, vedono delle possibilità, vedono che è possibile. Ed è bello vedere una regione che dice benissimo, noi ci mettiamo in gioco, abbiamo già fatto delle cose, vogliamo continuare a farle. Questa è la strada, a fianco del lavoro che grande che viene già fatto, perché c'è già tante cose belle che vengono fatte, ma questa bisogna prendere coscienza che è un cuneo che lentamente sta spaccando dal di dentro. E sono donne che arrivano da Cosa Nostra, dalla Camorra, dall'Andrangheta, anche da questa terra. Quindi non è un problema che riguarda solo un certo contesto, un certo territorio. Questo amore viscerale per i figli porta donne a dire basta, non vogliamo che crescano in questa strada, eccetera. Ecco, hanno deciso con coraggio di infrangere a volte codici come quello dell'Andrangheta, che sono, arrivano da lontano. Fondato questi codici sulla violenza,
e su un assurdo rispetto sacrale del ruolo subordinato della donna. Allora questo è il senso di questo protocollo. Come devo dire, Centomani lo sa benissimo, che Libera è da 11 anni che porta avanti i progetti con la giustizia minorile in Italia. Sono piccole opportunità che si offre, però, dalla Locride al Trentino Alto Adige, dalla Valle d'Aosta alla provincia di Trapani. Questi percorsi che possono essere rinforzati, renderli ancora più efficaci, no, che però gli operatori della giustizia, quando fanno certi percorsi all'esterno che si portano avanti, devono inventarsi tutto loro, perché non è riconosciuto fino in fondo questo. Un'altra battaglia che noi stiamo facendo, perché bisogna che la politica si assuma fino in fondo di trovare dei meccanismi per permettere di fare tutto questo. Ecco allora che mi sembra molto importante quello che qui sta avvenendo, una regione che ci sta investendo. Mi auguro che altre regioni si muovino, perché veramente è un momento importante di aprire questa strada nuova. Noi la chiamiamo una terza via, e con la Procura Nazionale Antimafia stiamo lavorando. Abbiamo chiesto alla Ministra della Giustizia di mettersi attorno a un tavolo a cercare delle soluzioni del rispetto della legge, evidentemente, di trovare qualche meccanismo, perché ogni giorno cominciano ad arrivare richieste, parte di ragazzi, procure che fanno già dei provvedimenti, però bisogna creare anche un contesto che si mette in gioco per accompagnare tutto questo. E l'ultimissima cosa, penso a tuo figlio Stefano. E io, vedi, qui oggi credo che la vita si fa un po' storia. La vita si fa storia, Stefano con la sua vita, come la vita si fa storia di tutti questi persone che sono state uccise. Ecco, la vita si fa storia. E voi mi insegnate che non c'è futuro senza radicamento nella storia vissuta. E noi quindi quella storia vissuta che Stefano ci ha consegnato con la sua passione, il suo impegno, quando tu lo facevi andare in avascoperta per la storia delle baraccopoli di migranti, a costruire dei percorsi sulla legalità nelle scuole, ma non solo, per evitare che non diventi legalismo, perché c'è una confusione impressionante. La legalità deve essere quella che ha le sue radici in un ethos religioso, culturale, profondo, e non con delle semplificazioni che a volte vediamo, perché è diventata la bandiera che usano tutti, cominciando da quelli, tutti la usano la parola della legalità oggi, ma molti hanno scelto quella malleabile e quella sostenibile. È diventata una carta d'identità di tanti, dietro la quale si nascondono come un lasciapassare, dimenticando che la legalità è lo strumento per raggiungere un obiettivo, ed è questo che diventa importante, che si chiama giustizia. E quindi, se non c'è lavoro, possibile che l'Italia, scusate, è all'ultimo posto in Europa per la povertà educativa? Possibile che siamo agli ultimi posti per la dispersione scolastica? Il paese che io amo il più paese che l'Italia, come lo amate voi. E amarlo vuol dire anche chiedere, è un atto d'amore chiedere ciò che è giusto. Il problema del lavoro: prima del Covid erano 2 milioni di giovani che hanno terminato la scuola e non trovavano lavoro. Allora la lotta a tutto questo vuol dire giustizia sociale. O si investe in quella direzione, perché da 200 anni parliamo di mafia nel nostro paese, nonostante l'impegno meraviglioso e generoso e il sacrificio anche di tanti. Perché non si affronta questo nodo? Si delega alla magistratura, alle forze di polizia che fanno la loro parte, segmenti delle istituzioni che si inventano delle cose. Allora qui o c'è una risposta di giustizia sociale, di giustizia ambientale,
se no fidiamo tutto alla giustizia dei tribunali. No, allora qui bisogna che si diano delle risposte in questo senso e in questa direzione. 221 miliardi stanno arrivando, e se facciamo il conto dell'evasione fiscale, dei soldi della corruzione, del gioco d'azzardo, delle ecomafie, dell'agromafie, eccetera, fai un conto. E giro della corruzione, vengono fuori dei miliardi. Quelli sono ogni anno, quelli sono una tantum. Dobbiamo lavorare per sottrarre quel denaro all'illegalità e che diventi veramente denaro per dare dignità, speranza, forza e coraggio. Ce lo chiede anche Stefano Fumarulo, che non c'è più. Lo dobbiamo a tutte le vittime innocenti della violenza criminale mafiosa. Oggi la mafia più forte non è al sud Italia, dove continua a esserci, ha le sue forme, annusa i nuovi affari, ma la trovate al nord. La trovate al nord. A Torino l'altro giorno è stato trovato un arsenale di bombe, di mitragliatrici, di un garage. No. Certo, la persona incensurata, con una strategia, ecco, a Milano hanno ucciso Buginasco pochi giorni fa, e il dato più inquietante è che le nostre ricerche fatte scientificamente con i grandi ricercatori e poi l'antenne sul territorio ci ha consegnato quest'anno che il paese, rispetto a questi problemi, è andato verso la normalizzazione. È uno dei tanti problemi. E così la droga, che ce n'è più di prima, non è problema nella testa di troppe persone, di troppa gente. E quindi un risveglio nostro, ma anche una grande battaglia culturale, perché culture e mafie sono incompatibili, e le mafie ingrassano proprio, l'abbiamo visto che ingrassano nell'indifferenza, nell'egoismo, nella paura, che la gente a volte è disorientata, fa anche fatica, no? In certi contesti poi. Le mafie vogliono sudditi compiacenti, vogliono questo loro, non cittadini responsabili. E l'educazione è generatrice di vita, no? È generatrice di vita. Cultura, educazione, ruolo della scuola, giustizia sociale sono fondamentali. Se no, ci ritroviamo, è 200 anni che noi parliamo di mafia. E allora uno scatto in più dobbiamo farlo veramente un po' tutti. E Papa Francesco lo ha fatto quando, qualche mese dopo che era Papa, ha incontrato migliaia di familiari delle vittime innocenti, un migliaio. Io mi ricordo quando gli ho chiesto a Matteo Assenti di incontrare migliaia di persone che rappresentano tante altre, lui subito ha detto subito, io vengo. E la sua grande umiltà, la grande umiltà che ho mai dimenticato e che ve la consegno. Lui dice, io ho conosciuto il problema della corruzione. Aveva scritto un libricino quando era in Argentina, stupendo, che fa la fotografia del corrotto, del corruttore perfetta. Ma poi dice, non conosco bene il problema della mafia. Lui arrivava da poco dall'Argentina. La sua grande umiltà, che mi ha graffiato dentro, dicendo, mi fai avere degli appunti. E mi ricordava un grande vescovo, Michele Pellegrino, che era un grande vescovo, un grande, che diceva, chiedeva a tutti, secondo delle loro ambiti, appunti. E quando il Papa è venuto, è riuscito a dire delle parole così chiare, così forti, così cariche di amore, di forza, ha abbracciato tutto quei migliaia di familiari, no? Ma poi si è rivolto con un coraggio immenso, perché ce ne vuole, aveva tutti i familiari davanti, e lui dice a un certo punto, e adesso voglio parlare ai grandi assenti, agli uomini e alle donne delle mafie, tu c'eri. Ci vuole forza, tu hai lì chi gli è stato strappato gli affetti, gli amori, e vuoi parlare agli uomini e alle donne delle mafie. E lì indirettamente cita Paolo VI,
quando dice vi supplico, ve lo chiedo in ginocchio, convertitevi e cambiate. Se non farete questo andrete all'inferno. Lui è molto pratico, molto concreto. Se non farete questo andrete all'inferno. No. Poi qualche mese dopo, sulla piana di Sibari, griderà delle parole forti, forti. Il nostro compito, c'è una distinzione tra reati e peccati. Noi ci occupiamo di peccati, la magistratura si occupa dei reati. Noi dobbiamo scuotere le coscienze perché ci possa essere un cambiamento. Questo è il compito di una Chiesa. E allora diamoci una mossa a tutti, ognuno per la propria parte, perché questo problema non lo lasciamo in mano alla generosità immensa a cui esprimo ancora gratitudine e affetto, perché vedo il sacrificio che fanno polizia, forse, ecco, lo vediamo tutti i giorni, ci danno dei risultati, ma se non c'è una rivolta delle coscienze, no. Allora ci vuole, chiudo, un noi unito, ribelle, coraggioso, perché solo un noi così può produrre cambiamento e lasciarci alle spalle un clima di normalizzazione del Paese su questi temi che è molto inquietante. Grazie Don Luigi, grazie mille. Siamo qui a parlare di bambine, di bambini, di ragazze, di ragazzi. È importante che ci sia il presidente del Tribunale per i minorenni, il dottor Riccardo Greco. Chiedo di venire a sottoscrivere il protocollo e dirci due parole. Grazie. Ovviamente l'imbarazzo di un presidente del Tribunale per i minorenni parlare dopo Don Ciotti, no? Il coinvolgimento emotivo e totalizzante di Don Ciotti nelle sue affermazioni. Lo ritengo un intermezzo fra la sottoscrizione e le riflessioni precedenti, la passionalità di Don Ciotti e ritorniamo alle sottoscrizioni. E naturalmente qualche riflessione mi compete. Liberi di scegliere, come avete sentito, da Don Ciotti ha avuto un'esperienza concreta nel Tribunale per i minorenni in Reggio Calabria. Reggio Calabria che ha fatto una scelta, che è la scelta di allontanare i minori dalle famiglie mafiose. Il Tribunale per i minorenni di Bari non ha fatto questa scelta, perché è una condizione differente. Non che non appartenga alla storia di Bari, perché anche a Bari, negli anni remoti, ci furono degli allontanamenti dalle famiglie mafiose. Mi riferisco a delle esperienze con un vecchio presidente del Tribunale per i minorenni, che era Franco Occhiorosso, che fece degli allontanamenti. Diciamo, la caratteristica della mafia pugliese è un po' diversa. Io sono calabrese, è un po' diversa dalla 'ndrangheta calabrese. Quei pericoli di uccisione dei figli di mafia è meno sentita da noi. Quindi noi abbiamo meno la condivisione delle famiglie, meno quel grido di dolore che viene dalle mamme, che porta a far sì che le mamme vadano presso il tribunale e consegnino i loro figli. Da noi non vengono. Ma noi abbiamo dei vantaggi, perlomeno un vantaggio di una, e me lo conforterà il collega Coccioli, di una mafia che è una mafia barese, più che quella foggiana, che è leggermente diversa, molto diversa, giustamente Angelo. Ma la mafia barese è una mafia familiare. Diciamo, sostanzialmente, noi conosciamo l'albero genealogico delle famiglie mafiose baresi. Questo ci consente, il Tribunale per i minorenni lo fa, di intervenire in epoca precocissima rispetto alle famiglie mafiose. Cioè noi interveniamo quando questi bambini hanno 4, 5, 6 anni e cerchiamo di realizzare quello che è l'intendimento dell'azione che Michele Emiliano ha fatto a Bari quando era sindaco di Bari, cioè un intervento non fuori delle famiglie ma dentro le famiglie. Voi immaginate che nelle famiglie mafiose ci sono i capi, che sono molto intelligenti, particolarmente intelligenti, ma ci sono anche una serie di gregari che hanno delle difficoltà soggettive in termini di ritardo cognitivo, in termini di, come dice Don Ciotti, che è poi l'altro lato del ritardo cognitivo, l'espulsione scolastica, l'espulsione sociale, il confinamento e la marginalità. Noi interveniamo su questi fattori,
interveniamo sui fattori della marginalità, sulla dispersione scolastica, sul ritardo cognitivo, cercando di dare un'occasione diversa. I figli di mafia che hanno queste condizioni trovano nella mafia il riconoscimento di sé, la loro identità. Loro, come figli di mafia, si sentono qualcuno, sono qualcuno. Noi dobbiamo dare un metodo alternativo a questo credere dei figli mafiosi che solo dentro la mafia riescono a trovare l'identità di sé. E il progetto della Fondazione per noi è molto utile, perché ha ragione il collega Cocci quando si dice noi dobbiamo creare una coscienza del dissenso, cioè una coscienza sociale che ci allontani dalla mafia, che riconosca la mafia e l'allontani. Nel contempo noi dobbiamo creare una logica del consenso, e cioè una società nella sua interezza che si fa carico del problema. Quello che dice Don Ciotti, no? Cioè, quando si dice il lavoro è corpo della società. Noi abbiamo spesso una logica espulsiva dei figli di mafia, perché riteniamo che la mafia sia cosa diversa da noi, non sia connaturale alla nostra società. Ecco, la Fondazione deve, fra le altre importanti progetti che ci sono stati anche indicati, realizzare questo, realizzare una promozione della società in modo che comprenda che il problema della mafia, della delinquenza in genere, della mafia in particolare, non è un problema esterno a sé, ma è un problema interno a sé e che deve trovare al proprio interno il modo per risolverlo. Quindi il matching, come si usa dire in termini colti, fra una domanda e una offerta di promozione sociale, bene, la Fondazione è in grado di farla, mi auguro che lo potrà fare, avremo modo e tempo per discutere di questo e trovare dei progetti e delle alternative per una crescita che sia una crescita essenzialmente individuale e sociale che combatta la mafia. Grazie. Grazie, dottor Greco. Grazie. Presidente, serve la firma della Regione Puglia. Se vuole dire questa roba. Sì. Allora, per concludere questa giornata che è un inizio, non abbiamo fatto ancora niente, insomma, questo volevo dirvi, lo so che è una comunicazione, diciamo, non, però tutti noi sappiamo che siamo all'inizio. Volevo dire a Don Ciotti che quando tutta questa storia è cominciata, 15, 16, 17 anni fa, io, Stefano ed altri, anche Angelo, giravamo per Bari Vecchia incontrando le donne dei mafiosi e parlando un linguaggio cauto, perché alle volte chiamare le cose con il loro nome, come Pinuccio Fazio sa, non è semplicissimo, devi avere la stessa delicatezza di quando si parla di corda in casa dell'impiccato. Noi, utilizzando questa metafora, dobbiamo fermare la giostra, perché la giostra impediva ai genitori persino di andare a trovare i loro figli al cimitero, perché vi ricordo che nella nostra città si sparavano anche al cimitero, li dovevamo seppellire per clan. Persino, diciamo così, nella pubblica amministrazione, quando riuscivano a infilarsi al Policlinico di Bari, dove diciamo ancora c'è un'atmosfera di questo genere, li dovevamo tenere nei reparti distinti per clan, perché sennò si impicciavano. E naturalmente parlavamo con le donne, e devo dire, Don Luigi, che nelle donne questa sensibilità era forte, perché sì, è vero che esiste una cultura mafiosa anche da noi, per la quale ci sono delle donne che sicuramente sono determinate e motivate e ritengono quello un modello di vita, perché non scherziamo, non è che stiamo parlando di piccole distrazioni o di momentaneo disorientamento. Cioè, quando uno fa una scelta mafiosa non è che ci arriva per sbaglio, ci arriva con una determinazione molto forte, che però, essendo sbagliata come determinazione, ha delle possibilità non frequentissime di essere ricondotto in un ragionamento. In questo senso quello che ha detto Riccardo è corretto, cioè bisogna distinguere i casi rimediabili da quelli non rimediabili, almeno per quanto riguarda
diciamo così, il vostro lavoro e il nostro, perché poi diciamo dal punto di vista giudiziario questa distinzione non esiste, se uno ha infranto la legge l'ha infranta, punto e basta, e non c'è nient'altro da aggiungere. Questo lavoro però è talmente complicato ed è così difficile che ha bisogno di una squadra poderosa, di una squadra, voglio dire a Gian Nicola che fu lui che me lo mandò, tu sei arrivato un po' più tardi, ma fu lui che mi mandò Stefano in procura quel giorno, non so, mi disse no, Gian Nicola mi ha detto di venirti a trovare. Questa cosa te la volevo dire perché i piccoli gesti, e Don Luigi lo sa bene, piccoli gesti che alle volte in quel momento sembrano non avere alcun particolare significato, sono i semi di cui parlava Angelo, che poi in qualche modo, però con la stessa facilità con cui ti ritrovi con un seme due alberi, te ne puoi ritrovare zero, eh? Quindi allo studio e alla lotta, si diceva una volta, perché il compito che ci siamo posti davanti è complesso, non ha ancora uno statuto scientifico preciso, non ci sono categorie di conoscenza precise, cioè l'epistemologia è un po' vaga, va precisata, le parole vanno utilizzate a dovere, e noi abbiamo una responsabilità grandissima. È affascinante, ma è anche drammatica, perché in moltissimi casi se commettiamo degli errori registriamo delle sconfitte, e noi sinceramente queste sconfitte cerchiamo di ridurle nel numero. Quindi auguri all'Italia, al mondo, ma visto che per un po' sono il presidente di questa regione, auguri alla Puglia, perché molte di queste cose, Don Luigi, sono possibili qui, almeno adesso, per una serie di ragioni che secondo me hanno anche a che fare con la intima identità di un popolo, del quale io, con tutti i difetti che abbiamo, sono molto orgoglioso. Te lo volevo dire perché fare il presidente qui è diverso che farlo da qualche altra parte, e quindi la responsabilità che abbiamo è ancora maggiore, perché dobbiamo essere d'aiuto anche ad altri. E ovviamente tu e tutta l'organizzazione che coordini sei molto importante, perché alle volte anche solo alzare il telefono e chiamare qualcun altro per dire facciamo questa cosa ti pigliano per matto, perché la roba di cui abbiamo parlato stasera, parliamoci chiaro, per molti diciamo, ma questi che vogliono, esattamente cosa vuoi fare? A noi è forse chiaro, ad altri sembra una... Tanto per cominciare, per esempio, una delle cose che la Fondazione deve fare da domani è parlare con tutti i sindaci della Puglia, perché i sindaci devono fare la cortesia di ascoltare questo ragionamento e di prenderlo sul serio, perché non è aria fritta, è l'unico modo possibile per rendere permanenti le vittorie giudiziarie. Le vittorie giudiziarie, ammesso che siano delle vittorie, perché scaffare in galera qualcuno non lo so se sia proprio una vittoria, dobbiamo definirlo, però in ogni caso è un time out molto importante che ferma la giostra e ci deve dare la possibilità di portare a casa la vittoria, quella vera, che è strappare tutti quelli che possiamo alla logica mafiosa. Buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie al Presidente Emiliano. Il protocollo, manca ancora una firma, mi hanno detto che non c'era, invece sono contento che sia qui il Procuratore della Repubblica del Tribunale Minorenni, il Dottor Ferruccio De Salvatore. Io a Torino, Roma. Ma io vengo. C'erano state le censure, diciamo, colpevoli. E condivido la difficoltà di parlare dopo aver ascoltato Don Luigi, del resto è anche difficile aggiungere altro a quello che ha detto il Presidente Greco con riferimento agli interventi che porta avanti.